Ciao ragazze, allora mi sono ricordata nel frattempo cosa vi volevo dire, qual era la terza comunicazione di servizio dell'altro video. Sì, allora praticamente ho scoperto da qualche giorno, già da un po' di giorni, però non l'avevo, scusate, non l'avevo preso più di tanto in considerazione. Oh, ok. Mentre adesso lo sto usando, ne avevo già parlato su Facebook, quindi già chi mi segue su Facebook l'avrà letto. Praticamente c'è questo sito. Si chiama Blue Room, che semplicemente facendo delle ricerche su Google tramite il loro sito, cioè praticamente nella loro home page c'è una barra di ricerca con il motore di ricerca che voi selezionate, c'è Google, c'è Yahoo, Altavista, eccetera eccetera. Penso che quasi tutte usano Google, perché usate Google, vero? Prima di fare domande sotto i video. Quindi dicevo, utilizzando la loro barra di ricerca nel loro sito, che a loro serve principalmente per, penso, monitorare le varie ricerche, per fare statistiche, ogni ricerca vi danno un punto. E quindi vedete appunto il contatore che ogni ricerca che fate vi aumenta. Raggiungendo determinate soglie di punti potete poi richiedere dei per convertirli in premi. Ce ne sono di tutti i tipi, ci sono dei voucher, dei buoni, per esempio quello di Coin da 20 euro con 1338 punti, per dirne una. Anche se mi diceva una ragazza che è un po' difficile trovarli questi regali al di sotto dei 10.000 punti, nel senso che finiscono abbastanza in fretta. Però se voi non avete fretta, avete la pazienza di arrivare anche a 10.000, 20.000 punti, eccetera, ci sono anche altri premi come l'iPhone, la videocamera, insomma ci sono delle belle cose, ci sono tantissimi, veramente tantissimi regali. Quindi sfrutto la mia visibilità qui ai 1.800 iscritti, se vi interessa iscrivervi, vi mando un invito, ovviamente facendo iscrivere altre persone guadagnate 50 punti, in questo caso guadagnate 50 punti, cioè guadagno 50 punti io che vi faccio iscrivere, guadagnate 50 punti voi usando l'invito che vi mando io. Quindi se potete io vi consiglio di iscrivermi, cioè di mandarmi la vostra email su Facebook tramite messaggio privato nella pagina di Facebook. Per chi non ha Facebook, ma mandatemi un messaggio privato qui su YouTube e vi manderò l'invito. State tranquille perché è una cosa collaudata, conosco già persone che hanno riscosso dei buoni, quindi non è una cosa, poi voglio dire, penso che non costa nulla tenere aperta questa paginetta e cercare su Google tramite questa paginetta. È una cosa che giornalmente io faccio un sacco di volte, quindi ovviamente da usare con cautela, non a scopo, non in modo fraudolento, diciamo, perché ovviamente se non potete cercare 10 volte la stessa parola, ovviamente non le conteggio. Io per esempio già utilizzo Ipsos da un sacco di tempo. Ipsos invece è un sito di sondaggi che vi manda dei sondaggi via email da compilare, e io ho preso un sacco, penso di aver già preso circa 8-9 buoni da 10 euro che poi ho speso da limoni generalmente. Anche lì si fanno dei sondaggi, si accumulano dei punti e poi vi mandano, e poi li convertite in buoni da spendere. Che cosa ve lo volevo dire? Anche quello è collaudato, ecco, diciamo che cosa non si fa per guadagnare qualche soldino, comunque per recuperare qualcosa, e siamo qua. Quindi, bando alle ciance, ombretti borgogna, cioè borgogna, melanzane, eccetera. Non ho molto assortimento in fatto di ombretti borgogna melanzana. Intanto, come non citare, per quanto riguarda il borgogna, la mitica Federica Blue Beam, che con... guarda, cioè mi dispiace da morire anche solo non poter vedere questo tipo di video che faceva la sfida del borgogna e altri colori. Vabbè, quindi dicevo, non ho molto assortimento di questi colori, infatti ho dovuto inserire sia ombretti di palette per forza e anche un pigmento. Queste cose comincio dal pigmento, che credo sia uno dei più belli di MAC in assoluto, che io ho deportato perché il vasettino ha già fatto il back to MAC, ed è Heritage Rouge. Allora, a un certo punto sapevo che questo pigmento era andato fuori produzione. Ultimamente una ragazza, Simona, mi aveva detto, mi pare, che a quanto pare adesso lo rifanno. Io ve lo faccio vedere, penso sia uno dei più belli in assoluto, e per chi ha gli occhi verdi, occhi chiari, ma anche per chi è scuro, assolutamente da avere. Io devo dire, l'ho utilizzato tantissimo. Vi faccio lo swatch qui, ed è questo qui.
A parte il fatto che definire il color borgogna è difficile, perché non è né un viola né un rosso, cioè né un viola né un prugno, insomma. Comunque, questo è Heritage Rouge. Io spero che si veda, perché dell'anteprima certe volte i colori non si capisce se poi saranno i colori quelli che si vedranno in video. Comunque, e questo è uno. Poi uno che secondo me mi somiglia tantissimo è la Skoll, che è un ombretto di Urban Decay, sempre da questa palettina qua, la Ammo, che io adoro, è utilizzatissimo. Secondo me somiglia tanto, cioè ha una punta in più di rosa, ecco, se vogliamo. Me li metto accanto perché secondo me somiglia parecchio. Ecco, sì, Heritage Rouge ha un po' più di rosso e sì, qua sembrano due cose completamente diverse. Però ragazzi, cioè dal vivo voglio dire, la differenza non è poi così tanta. E questi sono due. Lascio alla fine quello che secondo me è il borgogna per eccellenza. adesso vi faccio vedere. Siamo a due finora. Uno bellissimo. No, questo ve lo faccio vedere dopo perché somiglia a quello che io chiamo borgogna per eccellenza. Faccio vedere quello una della palettina di Neve Cosmetics, che comunque è acquistabile da sola. Quindi l'ombretto si chiama, aspettate perché fa parte della Scurissimi. E come ci arrivo? Dovrebbe essere Shock. No. Allora, se questo è inchiostro, questo no, è Fiori d'ombra, scusate. È Fiori d'ombra. Ma ecco, ve l'ho fatto vedere da vicino. Allora, è questo qui. Ed è Fiori d'ombra. Che è questo qui, il terzo. Ha un po' più di viola dentro. E questo è un altro, anche se... Sì, forse la Scurissimi tra tutti, gli ombretti della Scurissimi, quasi tutti, tra tutti gli ombretti in cialda di Neve Makeup che ho avuto, la Chiarissimi, però la Chiarissimi l'ho venduta a una mia amica, che si trova invece benissimo, tendono a perdere un po' di intensità, però questi della Scurissimi, dicevo, si comportano un po' meglio. E poi faccio vedere quello della paletta Africa Collection, che penso sia uno di quegli ombretti che è piaciuto a tutte, perché effettivamente secondo me è uno dei più belli di questa palette, che è Fata Morgana, che è questo qui. Adesso ci devo andare precauta perché è anche troppo scridente, che è questo qua. E io spero, anzi io devo dire, che si decidano magari un giorno a venderli singolarmente, chissà. Allora, mamma mia che descrivente, ed è questo qui, completamente matte, è forse l'unico o quasi l'unico che ho completamente matte, ed è questo qui. Fata Morgana è stupendo, anzi penso che il prossimo tutorial di questa palette lo farò con questo protagonista. Diciamo che questo, il borgogna, il viola melanzane in generale, è un colore un po' stronzo, nel senso, adesso purtroppo non l'ho portata qui, però per esempio ce n'è uno nella palettina della Kiko, quella con il verde oro che vi ho mostrato l'altra volta, che nella cialda è bellissimo, sull'occhio è terrificante, innanzitutto perché poi sull'occhio diventa praticamente un color livido o un grigiastro. E quindi appunto il rischio è quello, che a volte questi colori facciano un effetto sull'occhio livido praticamente. Quindi quelli che vi sto mostrando io sono quelli che almeno su di me, sulla mia carnagione, non fanno questo effetto. E infine vi faccio vedere quello che secondo me è veramente il borgogna per eccellenza, ed è anche uno dei miei ombretti preferiti, che viene dalla palettina MAC. Penso che già avrete capito qual è. Ed è Sketch. Ed è questo qui, è stupendo, uno dei miei accostamenti preferiti in assoluto è Chrome Yellow, giallo e borgogna, questo qua Sketch, ed è questo qui. Allora, Sketch è abbastanza scrivente, è uno di quelli secondo me modulabili e perfetti, cioè molto semplice da usare. Allora, me lo metto qui. Ecco, questo ha un po' il rischio di fare effetto livido, però a me piace tantissimo, soprattutto per i trucchi invernali. Ma sapete che forse no? Ok, è questo qui, Sketch.
Vi faccio vedere, ma l'avevo già fatto anche nel blog. Se non mi dimentico, vi lascio il link nel box. Devo lasciare un sacco di link nel box. Della palettina Monaco si chiamava, sì, ma la palettina Monaco di Slick. Che alcune hanno adesso, vabbè, credo che forse su eBay o su altri siti, comunque le palettine di Slick si continuano a trovare, ed è questa con questi colori stupendi. C'è questo qui, di cui non ricordo il nome, ho usato la plastichina, vabbè, nel blog sicuramente c'è scritto, che secondo me a Sketch somiglia tantissimo, anche se ecco, sulla mano non sembra. No, non somiglia un ciuffolo a Sketch, comunque, è questo qua, che ha molto più rosso dentro, anche questo. Ma non so perché, ma nel blog, quando avevo fatto gli swatch, mi è cambiato Sketch, comunque. Bello quando faccio queste figure tapine. Va bene, basta, questi sono gli ombretti Borgogna Melanzana che ho. Poi forse ne avrò qualche altro, insomma questi sono quelli che mi sento sicuramente di segnalarvi, segnalare ad Anna Rosa. E basta, adesso vado a esportare questi video, devo andare al lavoro, stasera vado a vedere il film di con Valentino Rossi, cosa non si fa per amore. Ciao!